Crescono ogni giorno gli artisti, gli influencer del web in maniera esponenziale, ma questi personaggi che sono molto popolari e stanno impazzando su tutti i siti, sui vari social, su TikTok, hanno una tutela legale? È necessaria la tutela legale? Ebbene, tratteremo di questo tema molto molto interessante in questo video che seguirete subito dopo l'anteprima. Sigla! Bentrovati sul nostro canale YouTube. Oggi parliamo di un tema che può interessare anche la nostra struttura, il nostro canale stesso, nel senso quale tutela per gli influencer. Innanzitutto vi ringraziamo perché siete numerosissimi, ringraziamo i nuovi iscritti e tutti quelli che ci seguono in maniera così meticolosa, siamo contentissimi. Per cui sia io che il nostro staff che state man mano conoscendo, siamo grati del fatto che ci seguite con molta presenza e siate appunto numerosissimi su questo nostro canale. Passiamo al tema di questa giornata che è molto interessante, nel senso che gli influencer sono sempre più presenti, ma anche chi banalmente si mette e mette a disposizione la propria immagine su piattaforme come TikTok, come YouTube e come naturalmente i social hanno bisogno spesso e volentieri di una tutela e neanche lo sanno, quindi si improvvisano. Quando poi i numeri incominciano a salire, si approcciano magari a volte anche tardi. Infatti i rischi sono notevoli, soprattutto il furto di immagine. Ma non solo, alla base del brand, dell'immagine, ci sono degli accordi commerciali molto importanti. Quindi i temi focali su cui la consulenza legale si deve basare e i temi di tutela fondamentali sono innanzitutto quella del marchio, del diritto d'autore, che riguarda in senso lato anche le pubblicazioni, non solo il brand, quindi tutta una serie, anche il dominio, il nome del dominio, l'e-commerce stessa ha bisogno di tutta una tutela e quindi sono anche gli accordi commerciali, c'è tutta una contrattualistica. Quindi passiamo dal diritto del brevetto, che deve essere naturalmente brevettato secondo i termini di legge e registrato regolarmente. Su questo tema abbiamo anche fatto in precedenza un altro video molto più specifico, ma troverete del materiale anche sul nostro sito. E passiamo poi anche alla valutazione dei veri e propri contratti che servono a cedere questo diritto d'autore a determinate condizioni. Anche su questo tema molto importante la presenza e l'assistenza legale. Non solo, quindi c'è una parte naturalmente di contrattualistica, una parte di gestione e registrazione che ha a che fare con le pubbliche amministrazioni, in questo caso italiane, e poi c'è anche tutta una tutela dell'antitrust, della concorrenza, che deve essere accuratamente verificata, soprattutto nel caso di vendite di prodotti tramite e-commerce. Segnaliamo che proprio anche sull'e-commerce traiamo spunto per una terza tutela molto importante ed è la privacy. Per quanto riguarda la privacy, in particolare, ci sono delle cose fondamentali, degli obblighi importantissimi anche per la vendita, soprattutto dei prodotti online. Serve la gestione del sito che sia fatto secondo la cosiddetta verifica della compliance privacy, ovvero sia la verifica dell'adeguamento alle normative in materia di privacy secondo il GDPR 679 del 2016, poi approvato definitivamente e recentemente negli ultimi anni diventato efficace anche proprio per tutta la parte, diciamo, tecnica, IT, eccetera. E in questo senso bisogna inserire i cookies, le informative giuste, i consensi opportuni all'interno del sito. Attenzione anche alla conservazione e alla criptografia di tutti i dati che vengono trattenuti dei visitatori del sito. Quindi la tutela della privacy diventa appunto il terzo fattore fondamentale. Quarto punto è la tutela fiscale. Per quanto riguarda la questione fiscale, è importante capire dove ha sede la società collegata oppure la partita IVA, dove viene aperta, anche perché sappiamo bene che internet approda su una piattaforma gigantesca, cioè diciamo che è il mondo intero internet, e quindi bisogna fare molta attenzione ai proventi che derivano da questa attività. La consulenza quindi fiscale è un po' una consulenza conclusiva molto molto importante. Quindi questa brevissima panoramica serve a segnalarvi quanto importante è la tutela dell'influencer e quanto deve essere opportunamente seguita
seguito da professionisti preparati e specializzati in campo. Bene, vi rinvio naturalmente alla nostra nuova puntata sempre su questo canale YouTube.